sulla diatriba cristiana, che ha un titolo molto evocativo e una copertina bellissima, che è L'attimo di mezzo. Però questo è veramente un bel libro e devo dire, ne ho presentati diversi nella mia vita di libri, questo veramente è particolare e questo va a tutto quanto merito dell'autrice e degli editori, perché evidentemente senza questo binomio le cose non vanno avanti. Allora qui c'è il discorso di che noi non vi sveleremo dell'attimo di mezzo, però fa capire, visto che si parla di attimo, che siamo in un quadro in cui è l'effetto temporale quello che fa un po' da discrimine. E non è, come sarebbe forse perfino facile intuire questo attimo, un rapporto fra presente e futuro nel senso, diciamo così, narrativo ordinario, ma è un rapporto fra il presente e, questo lo si vede a mano che si snoda il racconto, tra il presente e la realtà fantasticata, cioè la realtà immaginata per come le cose dovrebbero evolversi. E questo è piuttosto interessante, è già un punto piuttosto interessante. Per esempio, uno dei primi personaggi nei quali ci si imbatte in questo senso è un signore che accarezza l'idea di poter essere utile a qualcuno quando esce nella notte o quando contempla l'ipotesi di come morire. Quindi fantastica sulla realtà che sta per avere luogo, che potrebbe avere luogo, e non vi diciamo se poi ha luogo o no. Però è piuttosto divertente, perché è piuttosto interessante l'analisi che fa l'autrice, perché il concetto forte è un desiderio non suicida di morire, perché uno sarebbe portato a dire, vabbè, se ti piace l'idea di morire, buttati da un balcone e finiamola così, il libro finisce a pagina 12. Invece non è così, perché apre una strada, e questo diciamo così, questo essere appeso a questo filo, al rapporto tra la vita e l'anteraffigurazione del momento eventuale in cui questo signore morirà. Non lo sappiamo, non è dato saperlo, perlomeno per tutto il corso della narrazione. Però questo non è che uno dei personaggi, che sono tutti quanti, devo dire, questa è un'altra delle abilità narrative di Cristiana Iannotta, sono tutti personaggi costruiti molto meticolosamente. Li incontri nelle pagine, ma ti sembra di vederli, cioè è quasi un film, voglio dire, la narrazione, perché ti aiuta per immagini, ti aiuta per sensazioni, a volte ti aiuta anche per suoni, ti aiuta per citazioni musicali. Non sono mai sbozzati, non è minimalista la narrazione, il tratto che definisce questi personaggi, non sono sbozzati, in modo che così il lettore può specchiarsi in più di uno di essi. Era una notte strana prima. Il nevischio danzava, seguendo il suono del vento, e gironzolava vivamente nell'aria, così da riuscire a rendere ancora più bella la città, che sotto il velo leggero di quelle manciate di coriandoli a tinta umidità sembrava il soggetto di un film in bianco e nero. L'immagine, in apparenza così soave, aveva in sé anche qualcosa di inquietante che Esposito non avrebbe saputo spiegare. Si guardava intorno, scrutava gli occhi chiusi delle finestre, pronto a cogliere il benché minimo movimento sospetto. Ma contro il vento si muovevano solamente i rami leggeri degli alberi, accompagnati dal fruscio delle foglie che disordinatamente facevano capolino dalle basse siepi sempreverdi, in attesa della prossima potatura. Diciamo, l'iniziale difficoltà che ho trovato a pensare come poter scrivere un libro parlando dalla voce di due uomini, all'inizio me la sono un po' posta. E poi ho pensato che comunque dentro di noi c'è sempre una dualità, quindi non doveva essere poi così difficile parlare come se fosse stato un uomo. E la soddisfazione l'ho avuta dopo aver fatto altre presentazioni, comunque pubblicato il libro. Mi è arrivato un commento, non so chi sia questo signore, si chiama già, mi ricordo il nome, l'avevo pure portato il commento. Comunque diceva, l'ho trovato su Amazon, che aveva preso il libro, e mi diceva che lui si era immedesimato nel personaggio, quello più giovane. E io lì sono rimasta, perché se un uomo è riuscito ad immedesimarsi in un personaggio inventato e scritto da una donna, allora evidentemente sono riuscita a rendere dei tratti particolari.